Yakir Arbib è un giovane artista italo-israeliano non vedente dalla nascita. Originario di Tel Aviv, ha vissuto qualche anno a Boston studiando alla Berklee. Recentemente ha trascorso alcuni mesi a Berlino e ora risiede a Roma. L'ispirazione può venire in qualunque momento e da qualunque suono, come per esempio quello di una campana che costringe ad interrompere l'intervista realizzata in un ex monastero del XVI secolo, divenuto hotel. Beh, per esempio questa campana è trasparente e verde, perché c'ha questo do diesis, però non è esatto. Per imitare questo suono dovrei miscelare vari colori. Scrivo usando un sistema di computer a voce che mi permette di scrivere le note e avere un feedback vocale dal computer. Comunque prima compongo il pezzo nella mia testa e quando è finito lo metto nella partitura, nel computer. Il tema delle sue performance è la percezione della musica oltre lo sguardo, il suo orecchio assoluto. Quando avevo 4 anni e mezzo ho iniziato a prendere le lezioni di pianoforte, poi 2 anni dopo al conservatorio, ho fatto il conservatorio classico, ho imparato e imparavo e tuttora imparo tutto il mio repertorio a orecchio, perché ho quello che si chiama un orecchio assoluto e riesco a sentire senza alcun riferimento una nota, riesco a sentire, cioè se sento una nota riesco a capire che nota è. C'è una condizione che si chiama la sinestesia. Più sensi si mescolano insieme, quindi la vista, l'udito. Quando sento una nota musicale vedo un colore specifico che non cambia mai. Per esempio il sol è sempre blu e bianco. Il mi bemolle è sempre viola. Il fa era sempre rosso e il do è sempre bianco, per esempio. Vincitore per 4 anni consecutivi del premio della Fondazione Culturale America-Israele per i giovani talenti, a 19 anni ottiene il premio internazionale Massimo Urbani e nel 2015 a Montreux l'International Piano Jazz Competition. Inoltre a 19 anni riceve una borsa di studio alla Berklee e a 22 il Technique Awards.